per fare sti video avrò comprato circa una 75 di libri più o meno. Perché sì, alcune cose le sapevo, alcune cose me le aveva raccontate, alcune cose le avevo studiate a scuola. Però poi ho dovuto documentarmi per forza, no? Miliardi di dollari spesi alla Feltrinelli, praticamente l'altra filiale via Panzani l'ho aperta io, me l'hanno intestata. Bene, ora detto questo, lo sai te che non c'è un capitolo, non c'è una pagina, un paragrafo sui Campanile 18? Ma di che si sta hablando davvero? Il Campanile 18 è una delle opere più belle di mondo e te, scrittore di libri, non mi ci dedichi nemmeno una pagina, nemmeno una riga? E allora tu sei un disonesto. Allora che ho fatto? A quel punto ho chiamato rinforzi. Ho chiamato il mio amico guida turistica, il Leo Martello. Leo Martello, guida turistica numero 2 di Firenze, specializzato in storielle per youtuber. E me ne ha raccontate una sui Campanile 18, che c'erano anche i giapponesi, piangevano, avevano le lacrime da quanto era emozionante e bello. Campanile 18, progettato da Arnolfo Di Cambio, che poi dopo morì, e allora arrivò il Giotto, e poi dopo però morì anche lui, morirono tutti, però comunque alla fine qualcuno lo finì, perché è qui davanti a noi, quindi. Bene, un giorno arrivò un mercante di Verona. Io qui davanti vide che i lavori stavano procedendo bene, iniziò a ridere, no? E ridevano. E il muratore gli disse: oh, che tu ridi? No, no, non è che rido, rido perché secondo me è tanto ce la farei mia a coprirlo tutto di marmo. Non c'avete le risorse economiche per farlo. Non ha preso la mia tanto bene, sai. Lo presero per orecchio e lo arrestarono 2 mesi per vilipendio. Arrivato il momento della scarcerazione, giustamente il mercante di Verona si avviò verso la stazione, ma venne ripreso prontamente per orecchio. Venne portato nei sotterranei, dove trovò il tesoriere, il quale tesoriere gli fece vedere tutti i libri contabili di Firenze e gli disse: guarda Ciccio, non solo noi potremmo finire il Campanile 18 ricoprendolo interamente di marmo, ma noi potremmo ricoprire tutta la città di marmo. Oh, mercante di Verona, zitto come un cavallo, muto, girò le chiappe e tornò a casa. Ecco, vedi, il problema di questo video è che ora a me mi prende il patriottismo, la ricchezza e la potenza che aveva questa città. Si inginocchiavano tutti a Firenze e abbassavano tutti la testa a Firenze. Eravamo il centro del mondo. Torneremo ad esserlo?